Buonasera, benvenuti a 8:30. A mezzanotte finisce la campagna elettorale, la città sicuramente più importante è Milano. Allora ci colleghiamo con Milano. Buonasera Ombretta Colli, senatrice. Buonasera. Buonasera senatrice del PDL che per anni ha fatto politica in prima persona a Milano. Senta senatrice Colli, Letizia Moratti ha espresso qualche dubbio sull'efficacia degli interventi di Berlusconi contro la magistratura in questa campagna elettorale. Gli ultimi interventi sono di poche ore fa, sempre al G8 di Deauville in Francia, dove Berlusconi è tornato ad attaccare la magistratura e ha detto che lui è vittima di una persecuzione giudiziaria. La Moratti è aiutata o no da questo genere di interventi, secondo lei? Ma sicuramente durante una campagna elettorale sarebbe bene essere più cauti, soprattutto più attenti con chi si parla e chi c'è attorno, però sostanzialmente rimane il fatto che un po' di persecuzione credo che la si possa leggere: 30 processi, 24 archiviati, assolti e 6 ancora in ballo in 17 anni, credo che sia un record quasi mondiale, almeno di quella parte del mondo occidentale. Buonasera Stefano Boeri, sempre collegato con noi da Milano, spero che non abbia troppi problemi con l'audio. Lei è architetto ed è capolista del Partito Democratico a Milano. Questi interventi di Berlusconi contro la magistratura aiutano invece voi? Ma io direi che gettano sconcerto tra tutti gli elettori di centrodestra e di centrosinistra. Qui vediamo un capo di governo che non ha più la dignità di rappresentare un paese, è qualcosa che insieme è ridicolo e insieme è estremamente inquietante. Devo dire che è uno sconcerto complessivo sulla politica italiana quella che genera questo tipo di atteggiamento. Senatrice Colli, Berlusconi oggi denuncia anche il tentativo di colpirlo sotto il profilo patrimoniale per toglierlo dalla scena politica. Evidentemente fa riferimento al risarcimento che spetterebbe alla CIR di Carlo De Benedetti per le modalità con cui Fininvest a suo tempo scalò la Mondadori, solo che il Tribunale stabilì che queste modalità erano illegali perché ci fu corruzione dei giudici. Secondo lei non è ovvio che ci sia in una situazione di questo genere un risarcimento? Ma io credo che sicuramente anche un attacco economico ci sia. Io non so quante persone potrebbero essere in grado di mantenere questi avvocati per così tanti anni. Se poi tocchiamo l'argomento Mondadori, anche lì naturalmente è tutto in mano ad avvocati, oltre a questo risarcimento che è veramente miliardario. Credo poi che sia un argomento talmente delicato che bisogna veramente studiare tutte le carte e prepararsi sull'argomento. Stefano Boeri, lei che idea si è fatto? Si parla di 750 milioni, no? nella prima sentenza. Diciamo la verità, è questa aderenza assolutamente eccessiva tra le vicende private di un imprenditore e le vicende pubbliche e politiche di un primo ministro. Qui sta il problema. Non è sulla quantificazione di un eventuale danno o sulla valutazione di una traiettoria giudiziaria. E questa aderenza, che è un'anomalia che ci portiamo dietro da troppo tempo, e in un momento in cui l'impero crolla e si sgretola, questa cosa emerge con una violenza, con una forza che fa paura. Io insisto, io sono spaventato da quanto sento, da quanto leggo. Veramente non so se ridere, una risata amara, o esserne molto inquietato. Senatrice Colli, lei quando ha visto le immagini del Presidente del Consiglio ieri che si avvicinava a Barack Obama, oggi al Presidente russo, che idea si è fatta? No, io non l'ho visto perché sono in giro a fare una campagna elettorale molto accesa, molto appassionata, quindi non ho potuto assistere, mi è stato raccontato però. Cosa le hanno raccontato?
Mi è stato raccontato che stava parlando con Obama e attorno c'era qualcuno, poi addirittura è arrivata una televisione, mi sembra che mi abbiano raccontato, e quindi hanno potuto ascoltare quello che stava dicendo il Presidente del Consiglio in modo forse un po' più privato a Obama. Non è che qualsiasi cosa si dica con persone amiche debba essere in qualche modo girata al mondo intero, ecco, questo mi sembra un po' una violazione di privacy. No, forse violazione di privacy no, perché insomma noi che abbiamo visto le immagini si trattava di pochi minuti prima dell'inizio della riunione generale del G8, quindi è evidente che c'erano tutti i fotografi e tutti i cameraman. Comunque no, questo solo così volevo sentire una sua opinione qualora avesse visto l'espressione anche di Berlusconi. Voi avete fatto la campagna elettorale rifiutando l'idea di referendum sul Presidente del Consiglio, anche i milanesi la pensano così o invece è un voto molto troppo politicizzato? Ma lo è inevitabilmente, diciamo che anche questi fatti in qualche modo hanno portato dentro Milano una dimensione appunto da politica nazionale. Faccio un breve inciso, io trovo che un capo di governo che in privato e in pubblico parla male di una delle grandi istituzioni del proprio paese fa un gesto inconsulto, che ripeto fa male a tutto il paese, punto. Ciò detto, la questione era molto semplice, si fa la campagna elettorale a Milano, allora o Milano, come ha fatto di fatto il nostro primo ministro, viene usata come una specie di grande megafono per la politica nazionale e per le sue faccende private, oppure si capisce che Milano è una delle grandi questioni nazionali e questa è stata la differenza tra la campagna del sindaco Moratti e la campagna di Giuliano Pisapia. Noi abbiamo fatto una campagna perché crediamo che Milano, i suoi problemi, le sue prospettive siano una grande questione per tutto il paese e ci siamo, come dire, impegnati su questioni concrete di Milano sapendo che sono questioni nazionali. Ombretta Colli, questo ballottaggio, queste elezioni di domenica e lunedì prossimi sono ancora un test anche nazionale o no? No, non credo che c'entri il discorso politico nazionale, poi naturalmente viene sempre sfiorato, ma questo un po' sempre succede con città importanti come Roma e Milano, però non credo che sia proprio una risposta, diciamo, nazionale alla politica nazionale, questo non lo credo. Non lo crede, quindi anche lei di fatto smentisce un po' Berlusconi, no? Che invece aveva detto che sarebbe stato un test nazionale e anche parte dell'opposizione. Sì, ma poi credo che ognuno veda un po' le cose a modo suo, no? E quindi credo che sia anche legittimo che per me non sia un testo così nazionale, insomma, è sicuramente come dire, una tendenza, però le due grandi città che hanno avuto anche alternanze di governi, insomma, non sono mai state così determinanti per la politica nazionale, questo invece è un dato di fatto. Va bene, cercheremo di capire meglio questo anche perché Boeri non sembra essere molto d'accordo, ma di questo e d'altro parleremo subito dopo. Sapete la pubblicità. Con quante cose non sono d'accordo con Boeri. Così, adesso poi ce lo direte. Questo è anche il bello della politica. Allora, è arrivata adesso un'agenzia che riporta una dichiarazione di Berlusconi rilasciata durante un'intervista a un canale televisivo di Napoli in cui il Presidente del Consiglio esclude che ci sia una crisi di governo anche se perde Milano e Napoli e quindi non ci sarà crisi e non ci saranno, esclude le sue dimissioni. Ombretta Colli, è un po' mettere le mani avanti del Presidente del Consiglio perché pensate che su Milano e Napoli, insomma, le date un po' già per perse? Adesso so che lei ovviamente no, io naturalmente non potrà che dire di no. Per persa la mia città e me lo auguro davvero di cuore, non soltanto per me ma anche per tutti i cittadini milanesi. Non credo che sia mettere le mani avanti, è semplicemente mettere i puntini sulle i, insomma. Senta, in questi giorni senatrice Formigoni oggi ha detto che la Moratti ha fatto tante cose importanti per la città di Milano che andavano forse comunicate di più e meglio. Qual è la più importante che ha fatto la Moratti secondo lei?
Ma sicuramente l'Expo, visto che porterà nei prossimi anni un giro di 69 miliardi, e questo sto parlando di economia aggiuntiva, quindi credo che sia la più grande operazione per il nostro paese. Puoi comunicare, verissimo che è importante comunicare, però una persona che lavora davvero, che è impegnata, insomma ha un po' meno tempo di conferenze stampa, di occuparsi della comunicazione. Poi questo Expo è stato assolutamente comunicato e tante altre cose sono state comunicate. Forse c'è anche disattenzione da parte della gente che è bombardata da informazioni e la gente a casa sua ha i propri problemi, quindi non è che tiene nota di ogni cosa che succede. Stefano Boeri. Ma vedi, io penso che la comunicazione in una grande città non sia solamente quella che passa sulle televisioni, sui giornali. La comunicazione politica è legata agli atteggiamenti, ai comportamenti, agli stili di vita. E io credo che la Moratti abbia comunicato l'idea di un sindaco che faceva le riunioni a casa sua con la russa Giovanardi, che è andata in consiglio comunale il 7% delle sedute, che gira la città in macchina blindata e vede le persone dai vetri offuscati dell'automobile, e quindi una sindaco lontanissimo dai problemi di Milano. Questa è comunicazione, è cattiva comunicazione, ma è comunicazione. E per quanto riguarda l'Expo, io devo dire, l'Expo è stata una grande conquista di cui lei ha avuto senz'altro un grande merito. L'ha avuto anche, dobbiamo dirlo, però in una fase in cui un governo di centrosinistra con un ministro degli esteri di centrosinistra è stata molto importante, è stata una collaborazione nata con un'idea, il mondo esattamente è fatto di idee, che ha visto coinvolto Prodi, è bene dirlo, fin dall'inizio, con Letizia Moratti. Anche l'idea, anche il tema. Poi è iniziata una seconda fase con un governo di centrodestra in cui molte delle grandi aspettative sono andate parzialmente almeno deluse, anche perché c'era una questione legata alla proprietà dei terreni che ha trasformato il progetto Expo in una vicenda immobiliare, quando invece dovrebbe essere una grande sfida in cui l'Italia torna a giocare un ruolo internazionale, perché chiama il mondo a discutere di una delle grandi questioni del mondo, che è la questione della fame, dell'alimentazione, dell'agricoltura. Pensate al ruolo che potrebbe avere Milano e l'Italia anche in una situazione come quella del Mediterraneo contemporaneo, chiamando il mondo a parlare della grande questione dell'alimentazione. Perché ecco, questa cosa si è persa, questa cosa si è persa, noi dobbiamo adesso eravate rilanciarla e lo faremo senz'altro. Senatrice Colli? No, erano al governo e dice, un'occasione mancata, si poteva, era al governo, l'idea non c'è mai, no, la costanza anche, la Moratti ha fatto centinaia di migliaia di chilometri per visitare tutti questi paesi che in qualche modo dovevano votare Milano, perché il grande competitor era Smirne, città assolutamente… Grande, effettivamente Smirne è un grande competitor, questo mi sembra proprio una bella affermazione, è una città che Boeri, può essere… esiste un mondo musulmano che vota Smirne, guardi, Boeri, non ci siamo, esiste un mondo musulmano che lei lo se sa, vero che si votava, non è che era forse è bene uno che spadino Milano, che si metteva sulle spalle della uno alla volta, è un po' più complicato. Senatrice Colli e poi Boeri. Dicevo che questo lungo girovagare per cercare i voti oltretutto da paesi musulmani, adesso Boeri cercava di ironizzare, dire Smirne è certo un grande competitor, Smirne facendo, essendo una città musulmana, era assolutamente una città, è una città molto turca, competitiva. Sì, quindi una città e poi non musulmana. Solo, ma molto messa a posto, una città turca. Molto, beh, i turchi cosa sono? Beh, guardi che i turchi è un paese, come lei sa, secolarizzato, ah, dove sempre ci sono così col ditino, mi altrimenti fa anche una lezioncina sulla Turchia. Beh, se non sa le benissimo cose, è meglio che se le studi. Cioè, in Turchia non ci sono musulmani. Non è ho detto questo, ho detto da dire che è una città musulmana, tra l'altro è una città che ha una tradizione storica importante, certo, dove c'è una presenza forte della cultura e della fede musulmana, ma ci sono molte altre presenze, quindi chiamare città musulmana una città come Smirne è un errore. Senta, Boeri, studi meglio, Boeri, ci dica la cosa più importante che cambierebbe con Pisapia sindaco di Milano. Guardi, ne dico una
per me importantissima, che è la scuola pubblica. Milano è una grande città, abbiamo decine di scuole e io credo che la scuola pubblica sia l'anima e anche l'infrastruttura principale di una città. È nella scuola che si incontrano le generazioni, è nella scuola che si incontrano le culture. Noi abbiamo un progetto di tornare a guardare la scuola pubblica. Il sindaco Moratti ha chiuso le scuole, ha chiuso le scuole civiche, ha chiuso le scuole paritarie, ha chiuso le scuole serali. Noi vogliamo invece fare l'opposto. Le scuole devono diventare dei luoghi aperti anche nel pomeriggio, tutti i giorni dell'anno, per tutte le età, e devono diventare un luogo dove si torna a incontrare, a fare cultura, a, come dire, creare quel luogo di dialogo di cui una città come Milano ha un grandissimo bisogno. In questi anni gli insegnanti e i genitori hanno, come degli eroi, tenuto in piedi uno dei pezzi fondamentali della nostra società e credo che spetti a noi aiutarli a rilanciare la scuola pubblica. Senatrice Colli, questo è un progetto che sicuramente farà piacere ai milanesi, no? Sicuramente, io però non credo assolutamente che si sia nella situazione che ha appena adesso illustrato Boeri, come prima ha in qualche modo rappresentato una Moratti che va in giro con macchine blindate, ma insomma una persona che ricopre il ruolo di sindaco in una città è chiaro che non possa andare in giro con la sua smart per la città a cercare il parcheggio. Tutte le persone che ricoprono nel ruolo di sindaco hanno una macchina con un autista e hanno anche la scorta. Ma è vero che Albertini girava in Vespa quando era sindaco? Assolutamente vero, e lui si diciamo per di fare cosa. Dei servizi fotografici. No. Ma come no? Boeri, io sono stato in giunta Albertini per due anni e mezzo, insomma. È un problema di stile e di atteggiamenti, ovviamente. Per l'amor di Dio, nessuno tocca lo stile di Albertini, però adesso dire che veniva tutte le mattine e la sera tornava a casa in Vespa mi sembra un po' un'esagerazione. Non è vero. Senta Boeri, lei in un certo senso è stato il primo ideatore della proposta di una moschea per Milano, no? Tanto che era anche nel suo programma delle primarie del Partito Democratico. Perché è così importante secondo lei? È importante per una questione di civiltà e di sicurezza. Vedi, a Milano ci sono oggi 7, tra virgolette, moschee provvisorie, luoghi di culto per i musulmani. Il problema è che sono negli scantinati, nei garage, nelle palestre, per strada. Io trovo incivile e addirittura pericoloso che migliaia di cittadini milanesi di fede musulmana non abbiano un luogo di culto aperto, pubblico, visibile, dove poter andare a pregare. Allora una giunta assennata, non importa se è di centrodestra o di centrosinistra, perché sia chiaro, questa è una pessima giunta al di là del fatto che è di centrodestra. Una giunta civile assennata fa sì che tutte le fedi abbiano dei luoghi di culto trasparenti, visibili, dove le persone possono essere accolte, dove qualsiasi cittadino di qualsiasi fede possa recarsi. È quello che succede a Parigi, è quello che succede a Roma da 30 anni, è quello che succede a Torino. Stiamo scontando una visione ottusa, rettifica e strumentale di un centrodestra pessimo che, a differenza di altri governi di centrodestra illuminati, ci ha imposto un punto di vista sulla, come dire, le possibilità di culto e la coabitazione tra religioni assolutamente vecchio e anacronistico. Senatrice Colli, ovviamente non sono d'accordo su nulla di quello che ha detto, c'è una pessima giunta, ma insomma, lei peraltro non collaborava con la Moratti all'Expo? Io ho fatto un bel pezzo del progetto per l'Expo collaborando con la società Expo con il Comune. Ma come mai collaborava con una giunta e un sindaco così sgangherati? Come lei sa bene. Come mai? Se mi lascia parlare, io credo anche che non sia carino comportarsi così dopo aver lavorato a lungo con il sindaco e la giunta. Non trovo assolutamente che sia sensato. Per quanto riguarda le moschee, se veramente dovessero essere chiusi questi 7 centri che ci sono, certo, come luoghi di culto e fare un'unica moschea, ma non la moschea più grande d'Europa. Cioè, possibile che sia così difficile non intuire che i cittadini hanno delle giuste perplessità? Personalmente ritengo che un luogo di culto sia giusto, sia doveroso fornirlo a persone che hanno un'altra religione rispetto alla nostra.
anche se non credo di essere l'unica persona al mondo a sentire notizie che bruciano le nostre chiese cristiane e ci sono anche dei morti. Ecco, tutto questo noi invece fingiamo che non esista. Però mi scusi, senatrice Colli, mi scusi solo per, per informazione per le spettatrici e gli spettatori. Allora, quello a cui lei fa riferimento è successo in Egitto recentemente, sì. E peraltro la più grande moschea d'Europa si trova a Roma da tantissimi anni, dove non ci sono mai stati problemi. Ecco, questo solo per correttezza record, dell'informazione. La moschea di Roma è un luogo civile, apprezzato, dove è stato anche il presidente Berlusconi, dove sono state in visita anche delegazioni della comunità ebraica. Il problema vero è che se ci deve essere un rischio, se c'è un rischio, nasce proprio in quelle situazioni di catacombe, di spazi assolutamente inadeguati, dove un centrodestra che non ha il polso della città ha costretto a pregare migliaia di fedeli musulmani. Qui sta il rischio, qui sta il problema della sicurezza, perché vede, per essere molto pacato e tranquillo, quando io dico pessima giunta intendo dire una giunta che ha predicato bene a parole, per esempio sulla questione della sicurezza, ma poi nella pratica, nella vita quotidiana di Milano, non è stata in grado di rispettare questi proclami, di trasformarli in realtà. Se lei tiene conto della situazione della sicurezza a Milano, la metà, noi siamo in una situazione in cui in molti quartieri oggi c'è davvero una situazione seria di pericolo. Abbiamo perso 400 vigili urbani, non sono mai arrivati 400 poliziotti richiesti da Namoratti al governo Prodi. Abbiamo una situazione di interi caseggiati popolari in quartieri diversi di Milano, in cui è difficile oggi entrare, ci sono delle forme di presidio. Aspetti, Boeri, che voleva replicare la senatrice Colli con dei dati, prego. Prego. No, sono calati, contrariamente a quello che sta dicendo Boeri, del 48% i reati nella nostra città. Il 48% è un numero importante, è la metà. Che poi ci siano ancora delle zone a rischio, su questo non ci sono dubbi. Che la sicurezza stia diventando, in questo inoltrarsi del 2000, uno dei, forse il problema più importante, o comunque uno dei problemi più importanti, è altrettanto vero. Bisogna tutti quanti essere fermi, dare regole, dettare regole e cercare anche di allontanare le persone che si comportano male, perché il nostro è un paese assolutamente accogliente, ma non ha voglia di accogliere delinquenti. Senta, senatrice Colli, lei in un certo senso è stata invece l'ideatrice di Zingaroppoli, no? Il PDL, il centrodestra. Sì, questa qui è una favoletta molto carina della quale posso anche essere orgogliosa. Che racconto, poi lei ci spiega bene, perché è stato nel 1997, no? Quando lei era assessore di Milano, e propose di destinare una fetta della città ai nomadi, che con la loro diversità avrebbero portato... non è così? No, non è così. Com'era allora la cosa? Perché era un'intervista al Corriere della Sera. La ricordo anch'io. Era sicuramente anche un'intervista, e forse non soltanto su Corriere della Sera, però tutto nacque sul fatto che nella città di Milano c'era una serie di piccoli campi assolutamente abusivi di nomadi, ma ce n'era veramente una quantità infinita, cittadini esasperati perché arrivavano con le roulotte in una piazza e naturalmente vivevano su questa piazza. Allora proposi di raccogliere tutti questi nomadi, e lì appresi che esistono due fasce diverse che non vanno neanche d'accordo tra loro, insomma, comunque accogliere tutti quanti in un campo con strutture assolutamente idonee, voglio dire dei bagni, delle docce, uno spazio sociale, perché gli assistenti sociali sono molto presenti in questi campi. Ma quindi non ha cambiato idea su questo? No, e il campo si fece. Peccato che dopo 6 mesi venne praticamente distrutto, nonostante una spesa, uno sforzo dell'allora giunta Albertini notevole, però venne completamente distrutto. Va bene. Su questo mi permetto di dire che... No, ha ragione, la senatrice Colli ha ragione, in effetti i grandi campi rom, il campo di Triboniano a Milano è stato realizzato dalla giunta di centrodestra, e quindi diciamo è anche abbastanza buffo che oggi si dica la giunta di Milano in questi anni ha ridotto il numero dei campi rom, perché il numero dei campi rom è stato ridotto grazie ad un'altra cosa, grazie al lavoro quotidiano
dei volontari dell'associazionismo, soprattutto l'associazionismo cattolico della Caritas, della Casa della Carità, dei Padri Somaschi, che hanno gestito un rapporto diretto con le famiglie, hanno convinto le famiglie ad andare ad abitare in abitazioni civili, a rimpatriare quando volevano. Quello ha ridotto chiaro il numero. Senta Boeri e senatrice Colli, vorrei adesso farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché come anche voi sapete molto bene non ci sono solo Milano e Napoli ad andare al ballottaggio domenica e lunedì prossimi. Sentiamo. Stefano Boeri, per voi Arcore ha un valore simbolico? Certo, ma diciamo che Milano basta e avanza come valore simbolico. Io credo che segnalare una svolta a Milano sia davvero una cosa fondamentale. È a Milano che è nato il centrodestra che ha governato negli ultimi 20 anni il paese, è a Milano che è nata la Lega, di fatto nell'area milanese. Quindi il segnale di un vento nuovo che nasce dal nord, che farà sì che da dopodomani probabilmente, per esempio, la Lega non sarà più al governo in nessuna delle grandi città del nord Italia, è qualche cosa che cambia gli orizzonti politici dell'Italia. E senatrice Colli? Sì, non capisco perché si dica sempre 20 anni, che in realtà la prima volta che siamo andati al governo della città di Milano era il 1997, prima giunta Albertini. Prima c'erano altri che in realtà governavano con voi, c'era il sindaco della Lega, Formentini, che poi si unì al PD allora, no? Quindi sono 14 anni, certo è un numero di anni considerevole, infatti in città sono successe tante cose estremamente importanti ed estremamente utili per i cittadini. Senta, Sergio Colli, ai milanesi Calderoli aveva promesso una grande sorpresa, no? Ora mancano poche ore alla chiusura della campagna elettorale, questa sorpresa arriverà? Doveva essere una sorpresa di Berlusconi e Bossi. Io di sorprese non ne sono al corrente. Sì, doveva essere. Che sorpresa ci dovrebbe essere? Non lo so, l'ha annunciata il ministro Calderoli, lo chiedo a lei, pensavo che lei lo sapesse. Era un comizio unificato, Bossi e Berlusconi hanno pensato bene di non farlo. Va bene, hanno pensato bene di non farlo, dice Boeri. Senta Boeri, lei come utilizzerà queste ultimissime ore di campagna elettorale prima della mezzanotte? Cerco di, come ho fatto in questi giorni, di parlare, di tranquillizzare. Alla fine io vorrei dire che quella che Milano fa sarà una scelta importante, però credo ci sia una grande serenità in città. I milanesi sono abituati a vivere le trasformazioni con grande equilibrio e se ci sarà lunedì una svolta sarà comunque fatta con grande equilibrio. Il Partito Democratico, che tra l'altro ha avuto un risultato ottimo, è una forza di grande equilibrio e innovazione. Quindi io sono sicuro che ci avviamo a un pezzo di storia bellissimo, ma lo facciamo con pacatezza, senza nessun astio, senza nessun odio. E una cosa importante ci tengo a dirla, Giuliano Pisapia governerà per tutti, per i cittadini di centrosinistra e anche per i cittadini di centrodestra, e questa è la promessa più bella che possiamo fare oggi. Senatrice Colli, lei come utilizzerà queste ultime ore prima della mezzanotte? Un paio di giretti credo di farli ancora prima della mezzanotte. Anch'io sono d'accordo che i milanesi sono estremamente responsabili e sono anche, come dire, sempre nella storia, con un pizzico di anticipazione. Sono anche però delle persone prudenti, delle persone con la testa sulle spalle, quindi credo che possano riflettere in questo weekend e andare alle urne con animo sereno. Bene, grazie, grazie senatrice Colli, senatrice del PDL, grazie Stefano Boeri, grazie in corsa in queste elezioni di Milano come capolista del Partito Democratico, grazie alle spettatrici e spettatori.